sperato in un esordio Tris migliore. Mister, una delusione cocente, soprattutto se andiamo a rivedere velocemente questa partita dopo un primo tempo straordinario, un secondo tempo nel quale si è spenta la luce, come l'ha vista lei? Beh, un primo tempo nel quale dovevamo chiudere sicuramente la partita, nel quale abbiamo, ripeto, avuto tante occasioni, alcune sbagliate, alcune parate dal portiere, un palo, un mancato rigore. È un secondo tempo che nel momento in cui abbiamo preso, tra l'altro per un'azione che tra l'altro dire rocambolesca è poco, abbiamo avuto paura a giocare. Psicologicamente la squadra ha subito un contraccolpo incredibile. Non siamo riusciti più a esprimere il gioco, addirittura abbiamo preso anche il 3-2. E quindi da lì la squadra si è impaurita. Non è riuscita più a esprimere quello che doveva esprimere, non è riuscita più a fare quello che avevamo preparato e che comunque abbiamo fatto straordinariamente bene nel primo tempo. È calata la condizione fisica e quindi la partita è andata via così. Lei ha detto, mister, nei giorni scorsi che ha riannodato i fili con le prime 8 giornate, ha ritrovato però la stessa squadra, una squadra che continua a mancare in continuità e questo è il più grosso difetto. Ma è su questo che dobbiamo lavorare, è sulla fiducia che dobbiamo lavorare, sull'aspetto anche psicologico, perché la squadra oggi ha dimostrato, naturalmente sicuramente deve avere due facce, però ha dimostrato nel primo tempo di potersela giocare veramente con tutte le altre squadre in modo eccellente. Abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato, previsto, l'abbiamo fatto bene, con velocità, creando occasioni su occasioni. Abbiamo dato pochissimo modo all'Avellino di affacciarsi nella nostra area, nonostante, ripeto, il gol subito inizialmente. La squadra ha avuto anche una forza di reazione incredibile. Nel secondo tempo è stato tutto abbastanza più difficile, anche perché, ripeto, si è anche sentito un po' di stanchezza. Ed è su questo che dobbiamo lavorare sicuramente. Però davvero ci deve essere pure una spiegazione razionale. Nel primo tempo un Brescia che andava a mille e non si è lasciato comunque scomporre dal gol dell'Avellino, che più che altro era parso come un incidente di percorso, infatti la partita è stata ribaltata. Poi com'è possibile che subentri così tanta stanchezza da non riuscire a imbastire la minima reazione dopo il 2-2? No, ma c'è anche un discorso psicologico. Sai che è una partita che comunque avresti dovuto chiudere già nel primo tempo, ti ritrovi addirittura in svantaggio nel secondo tempo e a livello psicologico può succedere che ci siano di questi risvolti, quindi dobbiamo sicuramente lavorare su questo, ma lavorare anche su un equilibrio migliore, sulla gestione di alcuni momenti della partita, perché ci sono momenti in cui si può andare a mille, momenti in cui non si deve andare a mille, ci sono momenti in cui devi gestire la partita, devi tenere le palla, devi riposare. Noi oggi l'abbiamo fatto fino a un certo punto. Al netto delle mancanze, dei difetti propri sotto la lente di ingrandimento, anche un arbitraggio che eufemisticamente ha lasciato a desiderare. Il primo tempo, nonostante la distanza ravvicinata, in quel passaggio il braccio era larghissimo, ci può stare il rigore, ne ho visti tanti dare così. Il secondo, quello di Torre Grossa, credo che sia stato, l'abbiamo visto tutti quanti e quindi, ripeto, secondo me doveva anche, se l'arbitro non l'ha visto, doveva essere aiutato dai collaboratori. Però non mi sento di parlare dell'arbitro, dobbiamo parlare di quello che noi abbiamo fatto e di quello che poi alla fine non abbiamo più potuto fare, anche per demeriti nostri naturalmente. Un momento di cominciare a preoccuparsi della classifica? No, mancano 20 partite, c'è tempo e modo, dobbiamo sicuramente mettere qualcosa dentro. Abbiamo bisogno di un po' di qualità, che oggi avrebbe sicuramente fatto bene, ma dobbiamo lavorare in questo momento con quelli che abbiamo. Se andiamo poi a vedere il primo tempo, poteva anche bastare quello che abbiamo oggi. Abbiamo stradominato un Avellino comunque forte, esperto e con grande qualità. Grazie a Roberto.